Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile. Buonasera. Ladri in casa del cantautore Alberto Bertoli. Sono entrati dal balcone e hanno rubato gioielli e denaro, lasciando cimeli e ricordi di famiglia. Nella zona, la sera stessa, ci sono stati furti in un'altra decina di abitazioni. Indaga la polizia. Saranno aperte domenica le urne per il referendum abrogativo sulla questione delle piattaforme petrolifere in mare. In città diverse sono state le prese di posizione in favore del sì, espresse anche da esponenti del Partito Democratico, del quale alcuni membri hanno anche partecipato a iniziative di sensibilizzazione, come quella che ha visto ospite in sala Biasin il senatore Stefano Vaccari. Ai nostri microfoni il parere del consigliere PD Gino Venturelli. Consigliere, si vota domenica per il referendum passato come no trivelle, anche se in realtà è contro le piattaforme petrolifere, entro le 12 miglia. La posizione del PD è nazionalmente no, ma ci sono dei distinguo. Lei qui a Sassuolo porta avanti appunto la posizione del non andare alle urne, come consigliato dal Partito Democratico Nazionale. Quali sono le motivazioni di questa scelta? Le motivazioni sono molto semplici, si tratta di un referendum, quindi in quanto tale l'istituto referendario prevede tre forme di votazioni, quindi un sì favorevole, un no contrario e anche un'astensione, quindi il Partito Democratico e Nazionale si è pronunciato contro l'astensione. Diversi esponenti anche del suo partito si sono espressi per il sì, su tutti il sindaco qua a Sassuolo, dicendo appunto che non andare a votare non è un esercizio di democrazia, per voi non è così? Qua si cerca sempre di fuorviare sul tema referendum, cioè l'istituto referendario prevede determinate forme di espressione, cioè voler portarlo su un altro piano vuol dire utilizzare l'istituto referendario, questo referendum, su un tema politico, tant'è che è curioso come questo referendum, che si basa su delle concessioni che sono in essere da più di 20 anni, faceva parte di un contesto di 6 quesiti referendari, di cui 5 sono stati tutti recepiti nella legge di stabilità, e anche questo è stato recepito nella legge di stabilità, che tra l'altro questa legge di stabilità è stata votata anche da tutto il Partito Democratico. Quindi è molto curiosa la posizione di alcuni esponenti, di alcune parti del Partito Democratico, che prima vota la fiducia, vota la legge di stabilità che prevede il recepimento di queste norme che erano state proposte come quesiti referendari, e ora adesso propone di votare contro. Andando un secondo più sul tecnico, che cosa succede se questo referendum dovesse ottenere il quorum e vincere il sì? Ma credo che tecnicamente non succeda nulla, nel senso che le trivellazioni continueranno, credo che andranno ad esaurire, quindi andranno ad esaurire le proroghe di queste concessioni che sono già in essere, quindi per 4, 5, 6 anni ancora si continuerà a trivellare nell'Adriatico. Poi, visto che la storia dei referendum in Italia ci insegna che tante volte il popolo si è espresso in un modo e poi sono state prese decisioni diverse, non mi stupirei che poi questo referendum veramente non porti nulla di nulla di nulla. Grande successo per lo spettacolo L'altra parte di me dei ragazzi del punto di ascolto dell'associazione IGVS, che è stato portato in scena al Teatro Tempol. Sul palco una storia che ha ricalcato il tema delle maschere sociali e del ceto di appartenenza. Passiamo allo sport. Sconfitta in casa per il Sassuolo, che ha perso 0-1 contro il Genoa. Prossima gara domenica al Franchi con la Fiorentina. Si è conclusa 1-1, invece, la partita tra San Michelese e Formigine nel campionato di eccellenza. Rete degli ospiti al 7° del primo tempo con Fabbri. Pochi minuti dopo, pari di Bursi. Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto, arrivederci a domani. Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile.